Giorgio Agamben, filosofo e scrittore. Per capire che cosa significa la parola futuro, bisogna prima capire che cosa significa un'altra parola che non siamo più abituati a usare, o che piuttosto siamo abituati a usare soltanto nella sfera religiosa. La parola fede. Senza fede o fiducia non è possibile futuro. C'è futuro solo se possiamo sperare o credere in qualcosa. Ma che cos'è la fede? David Flusser, un grande studioso di scienza delle religioni, esiste anche una disciplina con questo strano nome, stava appunto un giorno lavorando sulla parola pistis. Pistis, che è il termine greco che Gesù e gli apostoli usavano per fede. Quel giorno stava passeggiando, per caso, si trovava in una piazza di Atene. A un certo punto, alzando gli occhi, vide scritto a caratteri cubitali davanti a sé «Trapeza tes pisteos». Stupefatto per la coincidenza, la parola pistis, guardò meglio. Dopo pochi secondi si rese conto di trovarsi semplicemente davanti a una banca. Trapeza tes pisteos significa in greco banco di credito. Fu una specie di illuminazione. Ecco finalmente che cosa significava la parola pistis, che stava cercando da mesi di capire. Pistis, fede, è semplicemente il credito di cui godiamo presso Dio e di cui la parola di Dio gode presso di noi dal momento che le crediamo. Per questo Paolo può dire in una famosissima definizione che la fede è sostanza di cose sperate. La fede è ciò che dà realtà a ciò che non esiste ancora, ma in cui crediamo e abbiamo fiducia perché vi abbiamo messo in gioco il nostro credito, la nostra parola. Qualcosa come un futuro esiste soltanto nella misura in cui la nostra fede riesce a dare sostanza, cioè realtà, alle nostre speranze. Ma la nostra, si sa, è un'epoca di scarsa fede. Anzi, come diceva Nicola Chiaromonte, un'epoca di malafede, cioè di fede mantenuta a forza e senza convinzione. Quindi un'epoca senza futuro e senza speranze, o di futuri vuoti e di false speranze. Ma in quest'epoca, troppo vecchia per credere veramente in qualcosa, è troppo furba per essere veramente disperata come dovrebbe, che ne è del nostro credito? Che ne è del nostro futuro? Perché mi pare che a ben guardare c'è ancora una sfera che gira tutta intorno al perno del credito, una sfera in cui è andata a finire tutta la nostra pistis, tutta la nostra fede. Questa sfera è il denaro e la banca, la trapeza tes pisteos, è il suo tempio. Voi sapete, no, che il denaro non è che un credito. Su molte banconote, sulla sterlina, sul dollaro, curiosamente non sull'euro, e questo ci avrebbe dovuto insospettire, sulla sterlina, sul dollaro, c'è scritto ancora che la banca centrale promette di garantire quel credito. La banca, c'è scritto, pagherà al portatore una sterlina, un dollaro, anche se ora l'oro non c'è più, la conversione in dollaro non c'è più. Sapete anche che la cosiddetta crisi che stiamo attraversando, ma spero che siate abbastanza intelligenti per sospettare che ciò che si chiama crisi non è qualcosa di provvisorio, ma il modo normale in cui funziona il capitalismo del nostro tempo. La crisi, dunque, è cominciata con una serie sconsiderata di operazioni sul credito, su crediti che venivano scontati
e rivenduti decine di volte prima di poter essere realizzati. Ciò significa, in altre parole, che il capitalismo finanziario e le banche, che ne sono l'organo principale, funzionano giocando sul credito, cioè sulla fede degli uomini. Ciò significa anche che l'ipotesi di Walter Benjamin, una bellissima ipotesi secondo me, secondo la quale il capitalismo è in verità una religione, è la più feroce e implacabile religione che sia mai esistita, perché non conosce redenzione né giorno di festa, questa ipotesi va presa alla lettera. La banca ha preso il posto della Chiesa e dei suoi preti e, governando il credito, manipola e gestisce la fede, la scarsa, certa fiducia che il nostro tempo ha ancora in se stesso. E lo fa nel modo più irresponsabile e privo di scrupoli, cercando di lucrare denaro dalla fiducia e dalla speranza degli esseri umani, stabilendo il credito di cui ciascuno può godere e il prezzo che deve pagare per esso. Oggi stabilendo e valutando perfino il credito degli stati che hanno ceduto, non si sa perché, la loro sovranità. In questo modo, governando il credito, governa non solo il mondo, ma anche il futuro degli uomini, un futuro che la crisi fa sempre più corto e a scadenza. E se oggi la politica non sembra più possibile, cioè appunto perché il potere finanziario ha di fatto sequestrato tutta la fede e tutto il futuro, tutto il tempo e tutte le attese. Finché dura questa situazione? Finché la nostra società, che si crede laica, resterà servita alla più scura e irrazionale delle religioni, io vi consiglio di riprendere il vostro credito e il vostro futuro dalle mani di questi tetri, screditati pseudo-sacerdoti, banchieri da una parte, funzionario delle varie agenzie di rating, Moody's, Standard & Poor's o come altro si chiamano. E forse la prima cosa da fare è di smettere di guardare intanto soltanto al futuro, come essi vi esortano a fare, per rivolgere invece lo sguardo al passato. Soltanto comprendendo che cosa è avvenuto, soprattutto cercando di capire come e perché è potuto avvenire, potrete forse riuscire a liberarvene. Non la futurologia, ma l'archeologia è la sola via di accesso al presente.